Dai! Forza!
Tesoro, è passato così tanto tempo. Drasila è morto. No. Deimos l'ha ucciso in battaglia. E che ne è stato di mia figlia? Cleone ha colpito Deimos alla schiena con una freccia. La ferita non sembrava letale. Forse è ancora viva. Malaca Cleone! Lo ucciderò con le mie stesse mani. È tardi, madre. Ho già spedito quel bastardo nello Stige. La mia famiglia. Mi resti solamente tu. Madre, c'è una cosa che devo fare. Devo andare al Monte Taigeto, dove tutto ha avuto inizio. Ho passato una vita intera a combattere e fuggire. Fuggire dal passato, combattere per dimenticare. Non intendo farlo più. Il mio cuore andò in pezzi su quella montagna. Devo lasciarmi quella notte alle spalle, una volta per tutte. Vengo con te. È qui che cambiò tutto. È come se non me ne fossi mai andato. Cassandra! Ai confini del mondo, una madre che urla il nome del proprio figlio. Toccante. Cassandra, ti prego. Pronunci quel nome come se significasse qualcosa. È il nome che io e tuo padre ti abbiamo dato. Prima o dopo che mi portaste su questa montagna a morire? È stata la setta. Io cercai di salvarti, feci di tutto. I sacerdoti mi dissero che eri morta. E a me dissero che tu mi abbandonasti. Cassandra! Vieni da me! Siamo la tua famiglia. Possiamo tornare a casa. Famiglia. Casa. La mia spada è la mia famiglia. Il campo di battaglia è la mia casa. Ho promesso di salvarla, madre. Ma la setta le ha avvelenato la mente. Hai promesso a tua madre di salvarmi? Tu non mi hai salvata. Perché non hai detto la verità a tua madre? E quale sarebbe la verità? Che io sono la prescelta. Io sono la predestinata. Io porterò ordine in questo mondo. E tu non sei altro che un mercenario. Con una lancia rotta. Tu non hai alcun destino. Sei solo una pedina nelle mani della setta. Mi rallegra sentirtelo dire. Fin da quando ti ho incontrato, ho cercato di capire cosa sei per me. Sei un parassita che minaccia di soffocare e distruggere tutto ciò che ho creato! E sai qual è il modo migliore per estirpare un parassita? Eliminare l'origine. Cassandra! Quando ero piccola, trovai un cucciolo di leone. Era intrappolato. Un mio amico cercò di liberarlo. Fu allora che sentii il ruggito della madre.
restai a guardare mentre la leonessa faceva a pezzi il mio amico. Anche nel mondo animale, una famiglia protegge il suo piccolo! Io ti volevo bene! E te ne voglio ancora! La persona che amavi è morta e il mio destino è chiaro. Non permetterò che mi ostacoli. Cassandra, ascoltami. Tu sei mia sorella. Ho cercato di proteggerti una volta e ho fallito. Ma non fallirò di nuovo. Questa apparteneva al nostro nonno una volta. Ora sei a casa. Cose terribili. Come tutti noi, Cassandra. Io... lo so. Alexios, aspetta. Grazie. So che agisci ascoltando il cuore, ma devi pensare prima alla tua famiglia, tesoro. A volte dobbiamo mostrare al mondo di avere polso, anche se il caos alberga dentro di noi. Per essere il migliore non basta la forza. Alla scusa dei deboli. Ti faccio vedere io chi è debole. Beh, almeno la famiglia è riunita. Prendo altro vino. Non è stato così male, vero? Incredibile, ho di nuovo una famiglia. Le vie degli dei sono infinite.
Non sai mai cosa hanno in mente. Qualcuno ha vegliato su di me. Sei speciale. Guarda che vita ti hanno riservato. Non è poi così male, se ci pensi. Un pensiero ottimista. Ricorda, a prescindere da chi ti circondi, io ci sarò sempre. E gli altri ci aspettano sulla nave. Va bene, ti seguo. Embe per i pesi.